Angelo Frosio alla Biennale di Venezia, che emozione! Guardi, l'emozione, diciamo che è stata una cosa proprio impresa, è stata una cosa inaspettata, è stata una cosa caduta dal cielo, diciamo, in un momento difficile anche. Diciamo che tanti anni ormai non pensavo più alla Biennale, quando invece 40 anni fa forse aspiravo, no? Facevo cose da Biennale. E questo è il fatto dell'arte. Come è nata la presenza sua alla Biennale? Nasce perché Vittorio Sgarbi aveva invitato i centri di cultura del mondo, le ambasciate, a segnalare gli artisti italiani tutto all'estero. Da quello che ho letto io, diciamo 880 artisti sono stati segnalati e ne hanno scelto una quarantina. Solo che i paesi baltici, messi tutti insieme, ovviamente l'unico artista sono io. Che cosa espone a Biennale? Alla Biennale, diciamo, alla Biennale di Venezia ci esposto il video con il mio operato all'interno anche di questo centro di Fuori Geniali della Vergognone, diciamo, con tutti i miei ragazzi che sono artisti. A Vilnius invece, che è la capitale, che ho scelto come capitale dei paesi baltici, ho esposto anche delle opere di alcuni anni fa, ma soprattutto ho esposto quello che è il carattere della mia arte attuale. E ho esposto il formaggio, ma soprattutto ho esposto il formaggio contenente le mie cellule famose, e il titolo della mostra appunto lo dice: la comunicazione dello spirito nella comunione dell'arte. Alla fine, tutti quelli che vanno devono fare la comunione con la mia arte.